Progetto Strade Sicure ha coinvolto tre scuole piemontesi. La cosa particolare è che i ragazzi che sono stati coinvolti sono ragazzi che volontariamente hanno scelto di fare questo percorso. Avendo fatto il Peer Education abbiamo imparato essenzialmente ci hanno proposto un tema su cui siamo riusciti a informarci sia tramite il confronto personale tra persone della nostra stessa età, sia tramite persone che hanno avuto molta più esperienza di noi. Abbiamo partecipato al progetto Peer Educator, che consiste nel informarci su varie possibilità sulle strade sicure. Inizialmente abbiamo partecipato a questo progetto per saltare delle ore, come tutti i ragazzi vorrebbero fare, ma poi ci siamo affezionati al gruppo, abbiamo iniziato un progetto molto importante. Non mi aspettavo di divertirmi così tanto perché all'inizio mi sembrava più una cosa teorica, invece poi è stato bello perché abbiamo fatto anche abbiamo usato anche il simulatore, quindi ci siamo anche divertiti ed è stato bello comunque stare insieme a diverse lezioni. Uno degli elementi chiave di questo progetto per me che lavoro come media educator è proprio l'utilizzo dei linguaggi audiovisivi e l'utilizzo dei siti web per far comunicazione. Io ho visto da parte dei ragazzi c'è molta competenza, molta capacità di riuscire a rendere dei concetti complessi, però a un'altezza, come dire, comunicativa funzionale, per cui riescono con i video, con gli spot e con l'uso di internet a far passare una comunicazione che è creativa, che è efficace. Il progetto Strade Sicure per i Giovani è stato finanziato lo scorso anno dall'Unione delle province italiane nell'ambito dell'azione Province Giovani. È un progetto che in modo particolare si occupa di sicurezza stradale, ma che si collega comunque alle linee guida, in modo coerente alle linee guida del Piano Locale Giovani Provinciali, che vede al suo centro la partecipazione attiva e concreta e in prima persona dei giovani stessi. È un elemento interessante rispetto ai linguaggi audiovisivi, non è soltanto in uscita a livello creativo, ma anche, come dire, rendersi conto invece di quanti messaggi degli spot commerciali, messaggi che sono tutti intorno a noi, vadano completamente in direzione contraria. Per esempio, senza criminalizzare nessuno, sono interessantissimi gli spot degli automobili che in realtà non vendono, come tutta la pubblicità, un prodotto, ma uno stile di consumo, uno stile di vita. E quasi sempre le automobili, come dire, lavorano quasi su un superego, per cui in quella macchina puoi fare di tutto, divertirti, fregare di tutti gli altri, realizzare tutte le tue aspirazioni più nascoste. Ecco, davvero senza morale, senza retorica, in qualche modo, in che misura questo tipo di spot che siamo abituati a vedere, in che misura certi luoghi comuni siano esattamente il contrario di quello che propone il progetto. Uno degli obiettivi del progetto quindi è anche quello di stimolare spirito critico e non farsi troppo influenzare dalle messaggi sociali che vanno assolutamente in direzione contraria. La formazione che abbiamo fatto insieme ai ragazzi è stata una formazione non tanto solo sui contenuti, ma quello che poi loro hanno anche valorizzato, esercitazioni legate alle life skills, a quelle che sono quelle abilità di vita che acquisite possono aiutarli poi nella responsabilità e nell'avere dei comportamenti sicuri. C'è stato anche poi un altro pezzo aggiuntivo del progetto che è la notte che i ragazzi hanno passato con noi per quanto riguarda il progetto Vivi la Notte, nei locali con cui noi collaboriamo da tempo, appunto col progetto Vivi la Notte, che è un progetto dell'ASL Torino 3. Sono state alcune ore con noi sul camper, hanno potuto provare a vivere la notte da un altro punto di vista, quindi diffondendo delle informazioni di prevenzione, utilizzando l'alcol test, il simulatore di guida, eccetera.